Ciccio Clemente, la 19ª edizione dell'Expo sta per finire, lunedì è l'ultimo giorno, quindi ancora la possibilità domenica e lunedì di visitare i padiglioni. Come sta andando? Direi benissimo, al di sopra di tutte le più belle aspettative, perché la gente comunque l'ha preso come un appuntamento fisso e quindi non manca mai, soprattutto per venire a scoprire tutte le novità che gli espositori hanno voluto portare anche quest'anno. Per esempio si parla di Expo Food. Sì, è stata una scommessa che fortunatamente ho vinto. Gli altri anni c'era la presenza solo di due punti di ristoro, uno era il ristorante e l'altro era il bar. Quest'anno il ristorante si è praticamente triplicato, ci sono tre soluzioni. C'è la prima, il ristorante di pesce da parte del ristorante da Semi di Albissola, poi ci sono i Costumbres Argentini, che è una ditta di Torino che importa carne argentina e la propone alla brace, e poi ci sono degli importatori di prodotti tedeschi, il Emotional Task Team di Genova, e poi ci sono i panificatori che propongono le paniste, le focaccette, la focaccia e la pizza. Cosa ci vuole a un Expo per essere veramente importante da tutti i punti di vista? Ci vuole soprattutto tanta passione, poi ci vuole un po' di lungimiranza. Io 19 anni fa, quando ho proposto questa iniziativa, sono stato preso per pazzo, perché nessuno credeva che una manifestazione del genere potesse durare più di un anno, e ci vuole un minimo di incoscienza, perché io onestamente 19 anni fa, avessi saputo quali erano i problemi, non mi ci sarei neanche messo. Però visto che poi comunque con un po' di testardaggine si possono superare tutti i problemi, io l'ho fatto, e siccome sono testardo sono arrivato a questo punto. Ripetiamo allora l'appuntamento? Quindi domenica l'appuntamento è dalle 14.30 alle 23, e lunedì come giornata di chiusura dalle 17 alle 23.